nel campo editoriale con interlocutori esteri, quindi New York Times, Le Monde, Time, che sono ancora interlocutori che possono permettersi di produrre e di pagare dignitosamente. Sì, di pagare dignitosamente, ma di produrre, di fare delle produzioni, non di rimasticare altre cose, di buttare insieme cose già fatte. E questo poi ne sono coscienti anche i principali interpreti dell'editoria italiana, purtroppo. Però se non produci niente, non sei indipendente, non fai roba nuova, non c'è interesse nel farlo. È già stato fatto. E nel giornalismo quello che è già stato fatto è vecchio. Si chiama Cesura Lab ed è nato nel 2009 a Pianello Valtidone, nei Colli Piacentini. È nato come... era lo studio di un grande fotografo e noi eravamo i suoi assistenti, infatti. Dopo un po' ci siamo resi conto di poter utilizzare la struttura e di poter crescere a livello individuale, anche grazie al suo aiuto, ai suoi consigli, insomma, creando un'agenzia e quindi produrre le nostre storie per distribuirle ai giornali e ai magazine. E questo è stato un po' il primo step. Poi appunto adesso Cesura Lab ha diverse direzioni e è organizzata come di fatto un'azienda. Senti, c'è un lavoro in particolare che diciamo si sposa un po' con questo progetto, con Radio Bici intendo, e cioè la fotografia dell'Italia e dei piccoli paesi. Adesso è il momento per lavorare in Italia, ci sono un sacco di cose da dire. L'Italia è molto interessante dal punto di vista giornalistico e visivo. Allora, come fare? Il progetto nasce come nome di Photobuster, cioè noi abbiamo un furgone, andiamo in giro, 8 fotografi, ci facciamo ospitare dalle istituzioni locali e produciamo una mostra che poi viene stampata e affissa in loco, oppure una proiezione, insomma si dà un output. Mostrate alle comunità nelle quali fate le vostre fotografie qual è la loro immagine riflessa. La loro immagine riflessa da occhi stranieri. E quindi c'è questo grosso lavoro sull'Italia. Abbiamo fatto il terremoto in Abruzzo, sempre stando cercando di essere noi stessi, cioè noi non facciamo news, ma facciamo delle storie, cosiddette features, quindi un prodotto più profondo, che richiede più tempo, che però poi riesce a raccontare meglio. Tu hai fatto anche un lavoro particolare sulle donne che cercano marito. Sì, sì, è un lavoro che è nato di fatto come un modo per sopravvivere in Russia. Io passo 3 mesi all'anno a Mosca, se non che Mosca è una città carissima e quindi c'è stato un inverno in cui veramente ero e non avevo soldi, e quindi ho fatto questo lavoro commerciale per diverse agenzie che trovano marito a donne sole su internet. Quindi queste donne hanno bisogno di una foto per il loro profilo che sia bella e accattivante, e io facevo questo a domicilio nelle loro case, quando in realtà tutti i fotografi lavorano negli studi. Un modo per sopravvivere per te è stato quello di metterti a fotografare. Sì, di fare questo lavoro commerciale per loro. In realtà poi, viene fuori un archivio sconfinato che appunto dipinge quanto grosso sia il mercato. E quindi donne di qualsiasi età e di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi aspetto o professione, cercano marito su internet. E a chi si rivolgono? Di fatto ci sono delle agenzie appunto su internet che mettono in relazione
clienti. Non è uno scambio di soldi, ma è uno scambio di necessità, diciamo. Poi l'uomo russo in linea di massima è più sgradevole di un uomo americano, di un uomo occidentale.